Ecco la prima pagina di Vita Trentina in edicola oggi, è un'edizione speciale con molte pagine dedicate alla tragedia della Marmolada. Siamo andati a raccogliere le voci dei familiari, dei soccorritori con il parroco Don Mario Bravin. I nostri inviati, Augusto Goio e il fotografo Gianni Zotta, hanno sentito anche gli esperti che ci dicono come questa sia una tragedia emblematica, anche se imprevedibile, di questa emergenza climatica. La riflessione la offre anche il nostro arcivescovo Monsignor Lauro Tisi, che sabato sarà a Canazei, in un'intervista esclusiva al nostro giornale. La speranza è che da questo buco di dolore apertosi nella calotta della Marmolada possa partire una riflessione nuova, un monito su quella che è la nostra responsabilità di custodi del creato. Vi auguro una buona lettura di Vita Trentina.